la città delle 100 chiese, la siciliana modica. E questa è l'imponente chiesa madre di San Giorgio, che si erge in tutta la sua solennità barocca su una scalinata di 250 gradini. Modica è una città antica, dove si respira tutto il patrimonio siciliano di cultura e tradizioni. Una ricchezza che è anche il frutto della capacità di questa terra di elaborare, di fare sue le culture dei popoli che l'hanno dominata. Arabi e spagnoli hanno lasciato le loro tracce nell'architettura come nelle coltivazioni, come nei cibi, in particolare nel cioccolato. La cioccolata che si produce qui a Modica ha radici antichissime che attraversano il tempo e uniscono la contea di Modica, la Spagna e la civiltà mesoamericana degli Aztechi, gli antichi abitanti del Messico. Modica, possiamo dirlo, è la capitale del cioccolato e della cioccolata in tazza, perché ha saputo mantenere viva, ma anche ridare vita a questa antica tradizione. Per non perderne le tracce, è stato creato il Museo Ibleo delle Arti e delle Tradizioni. Ci entriamo per scoprire gli antichi segreti della lavorazione del cioccolato, senza dimenticare che questo museo racconta anche la storia di altre tradizioni, di altri mestieri, che le moderne tecnologie hanno spazzato via, come il carradore che aggiustava i carri, oppure il sellaio o il mielaio. Qui è stato ricreato l'ambiente della dolceria, ricercando i vecchi strumenti dimenticati, che oggi per noi riprenderanno vita per rifare il cioccolato come una volta. Sono Franco Ruta dell'antica dolceria Buonaiuto di Modica. Noi ci occupiamo dal 1880 di cioccolato o di cioccolata. Faccio questa precisazione innanzitutto per dire che la cioccolata al femminile si intende la bevanda, così come era nata presso gli Aztechi e così come la conobbero gli spagnoli alla scoperta del Nuovo Mondo. Cioccolato è la fase solida e la fase solida è arrivata successivamente. Noi lavoriamo questo cioccolato ancora oggi con la tecnica che gli spagnoli appresero dagli Aztechi e che fecero conoscere in tutta Europa allo stesso modo. Da noi soltanto, e dico da noi nella contea di Modica particolarmente, questa tradizione si è conservata, nel senso che non ha avuto la forza economica di passare alla fase industriale, quindi la tecnica artigianale si è conservata. Parliamo di cioccolato o cioccolata allo stato crudo, infatti la differenza tra il cioccolato evoluto, tra virgolette, quello industriale e questa prima tecnica è che la tecnica di lavorazione prevede appunto una temperatura d'uso di 40-45 gradi che permette esclusivamente al burro di cacao di sciogliersi e di amalgamarsi con i cristalli di zucchero. Alla fine noi avremo una tavoletta di cioccolata che spezzandosi farà vedere che i cristalli di zucchero sono rimasti allo stato fisico puro integrale, mentre il cioccolato ha assunto la forma solida. Come dicevamo, il cioccolato a Modica è arrivato attraverso gli spagnoli. La contea di Modica infatti era dominazione spagnola alla scoperta del Nuovo Mondo. E noi non abbiamo avuto indirettamente la conoscenza di questo prodotto, ma l'abbiamo avuto direttamente, cioè abbiamo avuto la conoscenza della materia prima, cioè le fave di cacao, abbiamo avuto la conoscenza del metate, che è lo strumento col quale si lavora il cioccolato o si lavorava fino a qualche anno fa, abbiamo avuto la tecnica degli aromatizzanti, cioè la cannella e la vaniglia. O meglio, in senso storico, prima la vaniglia e poi la cannella. E infatti
accertato, documentato che a Re Montezuma, presso gli Aztechi, la cioccolata come bevanda veniva servita aromatizzata alla vaniglia, e non soltanto alla vaniglia ma anche al peperoncino, perché a questo punto bisogna ricordare che la cioccolata come bevanda era una cioccolata, una bevanda non dolce, era una bevanda aromatizzata anche con il peperoncino proprio perché energetica. Fu intuizione degli spagnoli farla diventare una bevanda di élite, eliminando il peperoncino ed edulcorandola con lo zucchero. Zucchero, pasta amara di cacao con tutto il burro di cacao, cioè la parte grassa, cannella o vaniglia. Sono gli ingredienti della cioccolata. Il cioccolataio, cioccolataro in dialetto, è inginocchiato ai piedi del metate, la stessa pietra sulla quale gli aztechi lavoravano il loro cioccolato. E ripete gli stessi gesti che amalgamano gli ingredienti che l'antico popolo ha insegnato ai conquistadores. Per facilitare questa lavorazione, il metate è riscaldato da braci. Il calore ammorbidisce il burro di cacao e tutta l'operazione diventa più semplice. Ma come dice Franco Ruta, senza riscaldare al punto da far sciogliere lo zucchero. Da noi la cioccolata, o questa tecnica di lavorazione, è stata sempre molto molto popolare. Esistevano due mestieri diversi da noi, che era il cioccolattaio che aveva bottega ed il cioccolattaio ambulante, cioè quello che possedeva per proprio conto, non avendo bottega, il metate, acquistava la massa di cacao e lavorava questo cioccolato sempre alla cannella e alla vaniglia e poi lo vendeva alle varie realtà popolari dei quartieri, perché a Modica il cioccolato non è stato mai considerato un elemento di pregio ma un alimento. Infatti il prezzo fino ad oggi ne giustifica l'uso molto popolare.